Con noi anche questa settimana Beppe Viale, responsabile tecnico dell'Atletica Roata Chiusani. Ciao Beppe, ben ritrovato. Un saluto a tutti voi. Cominciamo subito parlando della vittoria di Berinde e Rosato a Gravellona Toce. Esatto, si è disputato sabato il meeting di San Pietro a Travellona, Toce. Bene la Malina Lenuta Berinde che vince sia i 400 piani con il suo personale in 58-16 e anche la vittoria poi raccolta nei 100 ostacoli in 14-25. Bene anche Marta Rosato, prima negli 800 in 2-18. Ma vincono anche i Gagliano Adronero sul sentiero Luca Borgoni. Esatto, domenica si è disputato il chilometro verticale che parte sul sentiero Luca Borgoni, bene il Galliano perché il papà non ha problemi a giudicarsi la vittoria davanti a Cassiano Giordanengo, mentre il più piccolo Davide vince il quarto di chilometro verticale, ossia la prima parte dei cadetti con una bella vittoria di 25 secondi su un gruppetto del Draco Nero. Bene anche gli altri presenti come Alice Minetti che è quarta assoluta nella gara vinta dal Fenn Magro, viene anche Silvana Percollo seconda del Master B, come pure Silvia Castaldi e Enzo Sassone e Andrea Michelotti. Mentre invece giovedì scorso si è svolta a Manta la terza edizione della staffetta coppie corsa al castello. Esatto, molto partecipata questa gara e anche molto combattuta di alto livello con la vittoria dei gemelli De Matteis del Corrin Time. Bene comunque i ruotesi che con Massimo Galliano ed Enrico Imasi piazzano quarti e primi di categoria. Bene anche tutti gli altri, ed erano in parecchi, difatti c'è stata anche l'assegnazione della società più numerosa. Mentre invece nella terza edizione dello Stelvio Marathon c'è stato un unico rappresentante per l'Atletica Roata Chiusani, che è Lorenzo Trincheri. Com'è andata? È andata molto bene perché Lorenzo classe 1970, ovviamente vicino ai 50 anni, si batteva con chi magari aveva 20 anni di meno. Lui comunque si è piazzato sesto assoluto e primo di categoria su una gara molto impegnativa perché è una maratona in salita da Prato fino in punta allo Stelvio, per cui 2450 e più metri di livello non è una cosa semplice, ma sappiamo che in queste gare lui dà sempre il massimo e si distingue sempre per la sua caparbietà. Quando si passa ai 2005 di altitudine, l'aria comincia a essere rarefatta e bisogna essere molto più cauti e attenti. Bene Beppe, anche per oggi è tutto per quanto riguarda gli aggiornamenti della settimana. Io ti ringrazio per essere stato con noi e ti do appuntamento alla prossima. Sicuramente, a risentirci.